Può sembrare incredibile, ma in Calabria ci sono ancora persone che vivono come all'origine dei tempi. La lotta per la vita una volta era dura, spesso insopportabile. Gli uomini andavano a caccia, badavano alle greggi, coltivavano il grano e si costruivano anche gli utensili per fare queste cose. Tutto con le proprie mani.
Il tempo dell'uomo era legato alle stagioni. C'era un tempo per seminare, uno per raccogliere, uno per riposare, uno per festeggiare. E questo tempo era immutabile. Il ritmo della vita non si poteva cambiare. I rapporti degli uomini con la natura, con i propri simili, si erano fissati, ritualizzati attraverso i millenni nella lotta per sopravvivere. E perciò cambiare sarebbe stato un rischio, una trasgressione. Gli uomini erano immersi, coinvolti nella natura, dalla quale dipendeva tutto. Per questo erano portati a identificarla con un'entità suprema, eterna, nei confronti della quale provavano soggezione, gratitudine. Con essa, in ogni momento, dovevano vivere in armonia. Si aiutavano l'un l'altro per mietere un campo, per coprire il tetto di una casa, per spegnere un incendio, per soccorrere un malato. Occorreva l'aiuto reciproco e questo portava alla solidarietà, all'amicizia.
Per vivere, gli uomini si accontentavano dello stretto necessario. Le idee di utilizzazione, di sfruttamento illimitato, che sono correnti nel mondo moderno, non avrebbero avuto senso. Tagliare un bosco per fare carbone non significava distruggerlo, ma anzi rinnovarlo. Il senso del divino era in ogni cosa e perciò ogni momento della natura, ogni parte del territorio erano sacri e andavano rispettati. Al giorno d'oggi può essere incomprensibile, ma gli uomini e le donne di un tempo, quando facevano un qualsiasi oggetto, un cestino di rimini, una ciotola di legno, una coperta per il letto, sentivano il bisogno di decorarlo, di abbellirlo, esprimendo con questo un'esigenza di armonia, di perfezione, di gioia. E questo in tempi in cui la vita era dura, perché ad ogni cosa bisognava provvedere con la forza delle braccia.